dal backstage del primo maggio con questa strana coppia, lo possiamo quasi dire, no? Che da... è più strano, fra no, vabbè, non è per quella, è che Torino, Sicilia, cioè lunga distanza, tutta l'Italia, ma ha formato questa coppia per il primo maggio. Ci potete dire com'è nata questa cosa? Bianco, lo dici tu o lo dico io? No, lo vorrei dire io. Stavolta lo dico io, no, è che io sono innamorato della Sicilia e ho visto che in Sicilia parlavano tutti di questo cantautore con la pesce, quindi ho detto, visto che siamo colleghi, magari ha una casa sul mare da offrirmi durante le vacanze, quindi alla fine grazie ai manager ho messo in contatto i manager, così mandando una mail ho chiesto se potevo andare in vacanza da lui gratis e lui mi ha detto sì, però prima o poi faremo una cosa insieme. Mi ha pregato, ripregato e ho detto vabbè dai, vieni al primo maggio insieme a me. Sì, non è andata esattamente così, però è una collaborazione che nasce per l'opportunismo, nasce da... non è sincero. Niente, non è amicizia, solo opportunismo. Non è, no, è solo il fatto che lui appunto approfitta continuamente e poi mi deve dare queste 200 euro da 3 anni. E sinceramente lo dico adesso qui, cioè è patetica questa cosa, basta. Vabbè, li stiamo anche facendo litigare, ho capito. Vabbè, parliamo invece dei vostri progetti singoli. Quando tornerete... Vabbè, tu hai uscito da poco un album. Quando tornerai a portarlo live a questo punto? E tu invece proprio quando ci sarà qualcosa di nuovo da poter ascoltare? Beh, io quest'estate sarò in tour col Tutto d'un Fiato Tour, che è questa roba che faccio in duo con col trombettista Stefano Piri, Colosimo. E faremo delle date quest'estate, tra poco usciranno e quindi ci aiuterete voi a divulgarle. E per te invece? Io sto lavorando a un libro. Ah, ok. Quindi posticipo gli impegni discografici, però usciranno sicuramente un paio di inediti da qui a breve, okay. Fuori dal disco.